Buonasera a tutti, ben ritrovati a Liberamente in compagnia sempre dell'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita e segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Ciao carissimo Gianfranco, un po' che non ci siamo visti, poi ci racconterai. E vi voglio invitare fin da subito a condividere questa diretta sulle vostre pagine di Facebook, fatelo anche in differita, mi raccomando, un piccolo gesto ma veramente importante. E in più vi ricordo anche che potete seguirci dalla vostra televisione di casa, seguendoci dal canale 891 di Sky TV, ma anche 824 digitale terrestre. 814 dalla Lombardia. Oggi parleremo di che cosa, Gianfranco? Facciamo una piccola presentazione, ma poi dopo faremo anche il nostro momento di preghiera. Sì, poiché siamo e continuiamo nella nostra campagna elettorale, in questa avventura, oggi abbiamo il piacere di presentare altri due nuovi candidati sindaco che il Popolo Famiglia sostiene. Sono Emanuele Locci di Alessandria e Emanuela Ponti di Monza. Tra l'altro c'è una curiosa coincidenza, tutti e due si chiamano Emanuele e Emanuela. Ricordiamo che Emanuele è un nome molto impegnativo, deriva dall'ebraico Immanuel, composto da El, che vuol dire Dio, e Immanu con noi. Dio è con noi, è un auspicio molto, che noi prendiamo molto favorevolmente. Quindi presenteremo questi nostri due candidati, avremo anche un collegamento telefonico. Poi parleremo un po' di quello che è accaduto in queste ultime settimane nel tour in giro per l'Italia e che cosa stiamo facendo e anche un po' di attualità. Io direi però, come sempre, prima di iniziare facciamo il nostro momento di preghiera. Invocando lo Spirito Santo, in nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. Padre, Figlio e Spirito Santo. Salutiamo le persone che si sono già collegate con noi e vi ricordo di condividere, mi raccomando, questa diretta e fatelo anche in differita. Allora, partiamo con il primo candidato sindaco Emanuele Locci, io farò una breve presentazione e poi cercheremo di contattarlo telefonicamente. Emanuele Locci, nato ad Alessandria, laureato con lode in Scienze dell'Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università del Piemonte Orientale nel 2006. Nel 2009 consegue con lode un master universitario in sviluppo locale e nel 2011 un perfezionamento universitario post lauream in azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile presso l'IUAV di Venezia. Nel 2012 consegue un Executive in Leadership all'Imperial College of London, laureando in sociologia e ricerca sociale. Tra i suoi maggiori interessi di studio ci sono le opportunità di sviluppo economico territoriale offerti dalla logistica e le forme di partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi organizzati nei processi decisionali pubblici. Ha svolto attività di ricerca e consulenza nell'ambito della comunicazione, della logistica e dell'organizzazione aziendale. Attualmente svolge attività di consulenza nei temi della partecipazione, della comunicazione e del marketing territoriale. Nel 2002 viene eletto nel Consiglio della circoscrizione europeista di Alessandria, risultando il primo eletto della sua lista. Nel 2007 è il più giovane degli eletti nel Consiglio comunale di Alessandria all'età di 26 anni. Nel 2012 viene rieletto in Consiglio comunale, risultando il più votato e primo degli eletti. Dal 2010 è membro della Consulta nazionale di ANCI Giovane. Dal novembre 2014 è presidente della Commissione Controllo di Gestione del Comune di Alessandria. Da sempre sensibile al tema della sacralità della vita, è convinto che essa debba essere difesa dal momento del concepimento fino alla sua fine naturale. Nella sua attività politica ha sempre cercato di promuovere il sostegno alla famiglia e alle giovani coppie, quali elementi essenziali e fondanti di una società.
cristiano di fede cattolica, dopo il primo pellegrinaggio a Medjugorje nel 2013 vive una profonda conversione che lo porterà a vivere più intensamente la sua fede cattolica e a testimoniarla nella società e nella politica, fortemente sensibile ed in totale comunione con i temi portati avanti dai Family Day. Sì, Adesso tra l'altro con Emanuele abbiamo cenato qualche sera fa, devo dire è un combattente, uno senza paura, come poi ci dirà anche lui, uno che ha subito come me, come Giuseppe, anche danneggiamenti all'automobile, con graffiti osceni, cioè uno che impavido combattente, ma soprattutto uno che rompe gli schemi di una politica politicante vecchia, del vecchio centrosinistra e centrodestra, che è soltanto spartizione di potere, poltrone, incarichi, ed è uno disposto a combattere per gli ideali. Il candidato perfetto per il popolo della famiglia. Bene, buonasera, dottor Loci, mi sente? Buonasera, vi sento. Grazie per le parole. Ringrazio subito l'avvocato Amato per le parole che ha voluto spendere per me adesso all'inizio. Grazie. Grazie a lei per essere in collegamento con noi. Allora, dottor Loci, che cosa ci racconta? Ci può raccontare qualcosa della sua candidatura? Dedicato tutto me stesso in questi ultimi anni, concentrandomi solo su quella che è l'attività amministrativa che sono stato chiamato a fare dai miei concittadini ad Alessandria, cercando di mettere in secondo piano quelle che sono le appartenenze politiche, perché alla fine le appartenenze politiche creano divisione, quando invece c'è bisogno di unirsi sui valori. Quindi non ho mai alzato muri quando si poteva trovare condivisione sui valori, ma ho cercato di fuggire da quegli schemi partitici che stanno un po' stretti. Per questo in Alessandria in questi mesi sto promuovendo la costruzione di un programma elettorale partecipato, invitando partiti, associazioni a trovare una piattaforma comune partendo però da dei valori che devono essere chiari e che in questi anni purtroppo non sono stati chiari, ma da parte di chi ha governato la città addirittura sono stati completamente dimenticati. Primo fra tutti io direi quello che è, credo, il nucleo fondante di una società, che è la famiglia. Addirittura nel programma di mandato dell'attuale amministrazione la parola famiglia, è stata completamente dimenticata. Tutte le proposte che ho fatto in questo senso, cercando di valorizzare e dare un sostegno alle famiglie, alle giovani coppie, ma anche delle dichiarazioni che poi sono di principio, l'adesione alla rete nazionale delle famiglie, piuttosto che ad altri progetti che mettono la famiglia al centro dell'azione politica, sono state tutte bocciate. Mentre purtroppo altre iniziative, devo dire, che hanno trovato molta attenzione da parte di questa amministrazione, specialmente per quello che riguarda, diciamo, pseudo diritti o presunti diritti che non credo necessitino di grande tutela e comunque non dovrebbero essere, diciamo, al primo punto dell'agenda di un'amministrazione che si dovrebbe occupare di tante altre cose, e problemi in una comunità come Alessandria ce ne sono molti. Chiarissimo, grazie, è stato Bene, no, chiarissimo. raccontaci anche, se puoi, Emanuele, insomma, il rapporto un po' contrastato con alcuni contestatori, insomma, a cominciare magari anche dal sindaco. Il prezzo che tu paghi, anche in termini molto concreti, per questo coraggio di proclamare la verità, che non è facile. E fare opposizione vera, rifiutando qualsiasi compromesso, qualsiasi scambio, è sicuramente molto difficile, perché tutti partono sempre dalla presunzione che ci sia sempre un prezzo per
per comprare l'assenso dell'altro o il silenzio dell'altro. Questo prezzo su di me non l'hanno mai trovato, perché ci sono alcuni valori che non sono negoziabili dal mio punto di vista. E quindi partono le derisioni, a volte partono degli attacchi anche molto più feroci. Le derisioni lasciano il tempo che trovano. Un recente consiglio: non per la prima volta il sindaco mi prendeva in giro dicendo vai a Medjugorje, vai a pregare, cose di questo tipo, ma lasciano davvero il tempo che trovano. C'è anche un assessore, tra l'altro l'assessore che dovrebbe occuparsi di famiglia, di politiche sociali, che insieme ad altri amici mi prende in giro sempre sul tema di Medjugorje o su altri temi. Hanno addirittura fatto una maschera che mi ritrae. Però io credo che non siano quelli gli strumenti per confrontarsi con quello che è un avversario politico, ma che ha una dignità anche solo per il fatto di essere stato votato da dei cittadini, e quindi per questo dovrebbe essere rispettato. Poi il confronto dovrebbe essere sui valori, e io credo che deridere i valori degli altri sia un pessimo biglietto da visita per un'amministrazione che immagino abbia intenzione di governare altri 5 anni. Certo, poi sai, Emanuele, il problema è sempre quello. Quando non si hanno argomenti si ricorre all'insulto, all'offesa, alla derisione. Evidentemente tu poni questioni alle quali loro non sono in grado di rispondere. Questa è la drammatica verità, insomma, per cui... Ma non preoccuparti, perché noi seguiamo il grande detto di Gandhi, sai, no? Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti attaccano. E poi tu vinci. E poi vinci. Quindi con questo auspicio noi ti salutiamo, ma senza prima avvisare tutti quanti del fatto che noi ad Alessandria avremo il 26 aprile un incontro importante con Povia, questa conferenza, concerto, questo format che stiamo portando in giro per l'Italia. Devo dire anche... Giuseppe Povia è un fan di Emanuele, noi anzi abbiamo realizzato un piccolo video simpatico di qualche secondo, magari la regia lo può mandare in onda, vediamo, proprio quando ci siamo incontrati in quella cena qualche giorno fa, dopo l'incontro fatto con appunto Giuseppe. Sentiamo. Avete avuto molte visualizzazioni su Alessandra questo video. Sì, sì, ma direi che adesso ne riceverà molte di più. Giuseppe Povia. Ciao, vai, regia. Gianfranco Motto. A presto ad Alessandria. Invertiamo la rotta. Ok, bene, l'abbiamo mandato in onda. E allora... salutiamo il nostro Emanuele con un grande in bocca al lupo, ma ci vediamo anche perché poi faremo un incontro operativo ad Alessandria per organizzare bene la lista. Esatto. La saluto, dottor Loci, continua a guardarci, mi raccomando, e un grosso in bocca al lupo. Viva il lupo! Buonasera, grazie. Molto bene. Infatti, come hai ben detto, ci sono già degli appuntamenti ad Alessandria il 26 aprile con Povia, appunto, come hai detto, c'è l'infotainment vostro che io spingo veramente tutti a vedere, ma anche ad organizzare. Potete farlo mandando un messaggio sulla fanpage dell'avvocato Gianfranco Amato. Poi ci sarà anche un'assemblea pubblica il 22 marzo alla presenza dell'avvocato Gianfranco Amato. Invece l'8 aprile invece ci sarà il presidente del popolo della famiglia Mario Adinolfi, quindi c'è già un corposo diciamo programma ad Alessandria. Sì, anche perché Alessandria rappresenta una punta avanzata dopo Verona, come sapete, con il nostro Filippo Grigolini, dopo Crema con il nostro Luca Grossi, adesso dopo abbiamo Monza, come vedremo, con Emanuela Ponti, e poi ci sarà Alessandria. Bene, io vi invito ancora a condividere questa diretta. Condividete.
sulla vostra pagina di Facebook affinché anche i vostri amici possano vederla, ma anche in differita. Quindi è un gesto piccolo ma importantissimo, i mass media non ci aiutano e molto spesso ci viene chiesto che cosa possiamo fare per portare avanti questi argomenti, per far parte di questa anche battaglia. Questo già è un gesto importante. Adesso andiamo avanti con il secondo candidato, però prima giustamente mi ricordano di salutare anche le persone che si sono collegate su Facebook. Alberto Agus, che grande ci Alberto dalla Sardegna. Rosanna Schiavone, Forza Popolo. Emanuela Pongiluppi, poi Danilo Leonardi, Cecilia Maria Biancarelli, ciao Gianfranco, ciao Cinzia, Danilo Leonardi, Francesca Massobrio, il 26 aprile in Alessandria, si sa già dove? No, ancora al momento non abbiamo il luogo, però mi raccomando, è un buon motivo per seguire la pagina di Gianfranco Amato perché viene sempre aggiornata, e ricordiamo anche il sito www.gianfrancoamato.it, anche lì potete vedere, oltre agli articoli che scrive l'avvocato, anche le varie conferenze che sono e gli incontri a cui presenzierai. Allora io direi di andare avanti con l'altro candidato sindaco. Allora, Manuela Ponti, psicologo, mamma di due bambini, vive a Monza, è stata organizzatrice e relatrice di diversi convegni, soprattutto sulle dipendenze, molto attiva nell'ambito Pro Family e Pro Life, ha partecipato ai due ultimi Family Day. Fa parte del comitato Difendiamo i nostri figli di Monza, di cui è stata fondatrice. Adesso cercheremo di metterci in contatto con il candidato sindaco. Speriamo sindaco che sia. Tra l'altro, appunto, Emanuela è una figlia del popolo del Family Day. Non so, ha partecipato a tutte e due le grandi manifestazioni, sia del 20 giugno che di gennaio, e ha fatto parte, adesso lascerà per questo suo impegno in politica, del comitato Difendiamo i nostri figli. Quindi è anche da questo punto di vista un ottimo segnale di collaborazione fra queste due realtà. Per cui è importante, la candidatura di Emanuela ha un peso specifico, senza dimenticare che comunque Monza rappresenta una delle 10 città più importanti dove si va al voto, per cui ascoltiamola perché sicuramente avrà da dirci qualcosa di interessante la nostra Emanuela. Buonasera dottoressa Emanuela, mi senti? Manuela, sì, senza E. Prima avevamo Emanuele, adesso abbiamo Manuela senza E. Dio è sempre con noi comunque, in entrambi i casi. Emanuele, buonasera. Ci sente bene? Un po' lontano, sinceramente. Adesso ho avvicinato, magari mi senti ecco, meglio. Sì, forse. Sì. Ecco, io ripropongo la stessa domanda che ho fatto al dottor Locci. Che cosa ci racconta della sua candidatura? Beh, intanto buonasera e grazie appunto per questa possibilità, grazie al popolo della famiglia, credo che tutti insieme faremo parecchia strada, questo assolutamente possiamo nelle mani del nostro Signore. Ora, che cosa racconto della candidatura? Beh, nasce da una storia che è quella dell'essere innanzitutto una mamma che si preoccupa per i propri bambini, e vede uno Stato in cui i valori sono sempre più in difficoltà, nel senso che non vengono riconosciuti, addirittura esclusi o cancellati. E quindi c'è bisogno di ritrovare quello che è un sistema di famiglia che supporti quello che è il nostro modo e stile di vita, considerando la famiglia come il nucleo centrale della nostra società. La candidatura nasce dall'esperienza fatta negli ultimi anni col Comitato Difendiamo i nostri figli, tenendo comunque convegni e portando avanti quello che sono le nostre istanze come persone cattoliche, cristiane, ancorate a dei valori nei quali poi tutti noi nel popolo della famiglia ci riconosciamo.
Perfetto, Emanuela. Esagerato, perfetto, non c'è stato nessuno. E vediamo, adesso ci rincontriamo per organizzarci meglio, però ecco, la cosa importante è avere come bussola e come stella polare, meglio, del nostro agire proprio la famiglia. Io sono molto contento perché, come dicevo prima che tu intervenissi, tu sei una figlia del popolo, del Family Day, quindi... Decisamente, presente. Esattamente, soprattutto poi una mamma, quindi una che sì, non vive nella... Esatto, no. non vive nell'astrazione ideologica, no. Ma che vive nella carne, l'esperienza quotidiana, quindi una combattente, diciamo il candidato perfetto del popolo, della famiglia. Quindi, dai. Un candidato per i cittadini, perché ma sono quelli che compongono la città, non c'è dubbio. Persone. Vediamo di riportare anche a Monza, ecco, insomma, la centralità su valori che mi pare in questo momento siano sotto attacco da parte di questa rivoluzione antropologica che sta distruggendo vita, educazione, famiglia, la ragione umana, l'uomo, per cui è molto importante, noi io personalmente ti ringrazio perché mettersi in gioco non è facile, in una circostanza, in un momento storico che certo non ci aiuta, ma con assoluto disinteresse, perché ripetiamo sempre, qui non c'è nulla da prendere, da dividere, da spartire, ci sono soltanto insulti, offese, lacrime e sangue, però lo facciamo per i nostri figli, per i figli di tutti gli altri, anche dei nostri nemici. Assolutamente. E lo facciamo per un futuro migliore, perché noi non vogliamo morire nel baratro in cui ci sta portando questa classe politica cialtrone e ciarlatana. Noi vogliamo davvero tentare di salvare l'ultimo treno. La nostra missione è molto abbracciare con queste parole, veramente. La nostra sembra folle, ma noi non abbiamo paura e speriamo contro ogni speranza, come diceva San Paolo, ma quando ci dicono: ma qual è il vostro obiettivo? Salvare l'Italia. Sì. Siamo ambiziosi, sì. Siamo ambiziosi, no, perché crediamo che bisogna fare assolutamente, bisogna darsi da fare tutti insieme. Bene. Perché siamo una grande famiglia, poi assolutamente sì. Grazie, sì. Emanuela, ci mancherebbe. Grazie a te, grazie a tutti davvero, e forza, andiamo avanti. Pronto? Sì, 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 ti sentiamo. Prendiamo tutti dai tuoi labbra. Mi sento malissimo, quindi sono un po' affaticata nel rispondere. Grazie. Va bene. Ancora. Grazie, un abbraccio. A lei, un abbraccio. Ciao. In bocca al lupo anche. Ciao. A lei, salve. Grazie, bene. Arrivederci. Buonasera. Grazie, buona serata a tutti. Bene, allora insomma abbiamo presentato i candidati di questa sera, arrivano anche loro dal mondo del Family Day. Sì, questa di Emanuela veramente, appunto, come dicevo, ha un peso particolare, perché lei è stata molto impegnata anche nel comitato Difendiamo i nostri figli e comunque ha partecipato, io me la ricordo, insomma, a tutte e due i Family Day, è una combattente che ha fatto un bel pezzo di strada insieme a noi. È nata in quell'alveo da cui è scaturito il popolo della famiglia. Allora, qui tutti quanti che tifano per Emanuela, soprattutto le donne, chissà come. Ma ti fate anche per Emanuele, insomma. Salutiamo Barbara Giacovelli, poi Ivan Manzato, Nicola Pasqualato, che ci ricorda che il 24 marzo Gianfranco Amato con Luca Di Tolve a Monastier. Sì. Questo, certo, è un altro incontro importante, grazie Nicola per avercelo ricordato. Salutiamo Luigi Mercogliano. Grande Luigi da Napoli, adesso prima o poi arriverò anche lì a mangiare una bella pizza. Luca Molinaro, Marilu Russo, Andrea Cavenaghi e tutte le persone che ci salutano. Adesso però siamo un po' curiosi, perché non ti abbiamo visto per un po' di tempo e vogliamo sapere un po' una sintesi di quello che tu hai dovuto affrontare. Insomma, in questi giorni. È lunga, perché 2 settimane sono tante, però diciamo le cose principali sono state sicuramente il tour in Sicilia. Grazie soprattutto a Sandro Oliveri,
fraterno amico evangelico che ha organizzato a Palermo, nella chiesa della Parola della Grazia, poi a Gela, al Teatro Eschilo con un gruppo di chiese evangeliche e di nuovo a Palermo, nella chiesa della Riconciliazione, il pastore Mauro Adragna. Beh, stiamo parlando, il primo evento eravamo sulle 2000 persone a Palermo, poi a Gela, anche lì intorno c'era il Teatro Eschilo strapieno, sulle 500 persone, e poi con Mauro Adragna, una chiesetta un po' più piccolina, ma viaggiavamo sempre intorno ai 300-400 partecipanti. Devo dare atto che la realtà evangelica di Palermo è molto più seria di quella cattolica, nel senso che mentre in molte parrocchie ci è pressoché impossibile perché vige l'idea di essere prudenti, non esacerbare gli animi, c'è questa tiepidezza che purtroppo ricorda troppo la tiepidezza dell'Apocalisse, tanto per intenderci, quella tiepidezza che poi determinerà il vomito di Dio. Ma noi preghiamo per tutti. Quindi l'esperienza è stata certamente esaltante. Poi siamo, tra l'altro il giorno del mio compleanno, primo marzo, è stata la giornata più intensa delle ultime due settimane, perché io la sera ero reduce dall'incontro appunto fatto a Palermo, quindi siamo andati a letto verso le 2 di notte. Alle 7:30 è venuta Rosa Altese a prendermi, siamo andati a Video Sicilia, una rete televisiva regionale, a fare una trasmissione di un'ora, appena sarà pronta, si intitola Walk and Stand Up, alzati e cammina, appena sarà pronta la metteremo in rete perché è stata veramente molto bella. Poi ho dovuto correre a prendere l'aereo, tornare su, scrivere un articolo, fare un'altra intervista e poi la sera correre a Monza, dove appunto abbiamo incontrato Emanuela e poi tutti quelli i presenti, abbiamo definito la lista del popolo della famiglia fino a notte fonda. Lì mi hanno però regalato una torta, sì, mi hanno dato una torta, forse c'è anche una foto della torta, se l'ho vista. Auguri Gianfranco, per cui insomma è stato molto intenso. Poi abbiamo fatto l'incontro a Torino, che è molto bello anche questo, ma soprattutto abbiamo avuto l'opportunità piano piano di portare il gender nelle scuole, perché al canale Italia 53, abbiamo delle foto, c'è stata la possibilità di partecipare a questo talk show e appunto si è potuto parlare di gender, di famiglia, della nostra proposta sul reddito di maternità. Cominciamo a avere anche un piccolo spazio anche nei media. Piano piano, riusciremo anche da quel punto di vista ad essere un po' più incisivi sulla realtà. Ma questo è importante, ma quello che conta è il lavoro che stiamo facendo comune per comune. Cioè la realtà di aggregazione, abbiamo visto Verona, Crema, Monza, Alessandria, se Dio vuole prossimo liberamente ne presentiamo altri due di candidati, lasciamo un suspense, sempre di questo calibro, avete visto, profilo altissimo, adesso abbiamo avuto un anno di tempo rispetto all'ultima tornata dell'anno scorso, del 2016, questi sono i frutti anche di un lavoro, il lavoro di un anno praticamente. Per cui andiamo avanti così. Intanto leggo qualche messaggio. Giovanni Pecora ci dice: Palermo è la diocesi di Monsignor Lorefice, che è più arcigay che arcivescovo, altro che tiepidezza. Poi vediamo per i nostri pastori. Salutiamo Massimo Zucchi, Giulio Primio. Grande Massimo, ci dobbiamo vedere prima o poi a Varese. Alberto Cerutti. Grande Alberto. Alberto lo chiamerò domani. Maria Verita Boddi, poi abbiamo Vincent Schiano, Paola. Da Ischia, dove andremo prima o poi anche lì.
A fine mese siamo a Ischia. Un incontro, infatti, ci dice ti aspettiamo ad Ischia. Molto bene. Poi abbiamo Paola Porreca e tante persone che si sono collegate con noi. Vi ricordo ancora di condividere questa diretta, fatelo anche in differita sulle vostre pagine di Facebook. Poi abbiamo anche un canale TV che è l'891 Sky TV, 824 digitale terrestre, 814 dalla Lombardia. Adesso Gianfranco, io direi di parlare anche un po' di attualità, visto che... Ma ne abbiamo tanta, sì. Purtroppo aumenta questa attualità, ma qualcosa di positivo, no? Siamo sempre... No, abbiamo sempre, come diciamo prima, stiamo precipitando verso l'abisso con un'accelerazione veramente che inquieta, se consideriamo che questo 2017, i 100 anni di Fatima, insomma, è un problema serio. Novità ce ne sono tante, l'ultima sentenza aberrante del giudice di Trento che ha riconosciuto la paternità, la doppia paternità a un bambino, anche qui ragazzi ormai siamo al cortocircuito della ragione. Io lo dico sempre, un certificato di nascita è un documento che attesta semplicemente un fatto biologico, cioè che un essere umano è nato da due esseri umani e un essere umano non può nascere da due gameti femminili o da due gameti maschili, ha sempre bisogno di un gamete maschile e di un gamete femminile. Poi questo fanno fatica. E che cosa, qual è, di che cos'è il frutto questa follia? Del semplice fatto che ciò accade quando l'ideologia prevale sulla biologia. E oggi siamo qua, come diceva il grande Chesterton, a difendere il fatto che le foglie sono verdi d'estate e 2 più 2 fa 4, che un bambino deve nascere da un padre e da una madre, da un gamete maschile e un gamete femminile. Difendiamo l'ovvio, difendiamo la realtà, difendiamo la natura. Ne abbiamo avute tante. C'è anche la vergognosa... Ah, la questione del Cassero. Vicenda giudiziaria del Cassero. Del Cassero che... È stato archiviato, la procura ha chiesto l'archiviazione, perché si tratta di portare avanti istanze culturali e sociali tipiche di questa associazione. Ma vediamo, magari la regia ci manda qualche immagine di questo spettacolo che si chiamava Venerdì 13, messo in scena da questa vergognosa, io non riesco a trovare altri aggettivi, accolita di sodomiti, che ha trattato così la passione di nostro Signore Gesù Cristo, cioè interpretandola con un tizio sodomizzato con una croce, il povero Signore sodomizzato con una croce. Ora, che questa roba qui possa passare in cavalleria come pretende la procura, perché in realtà non si è offeso nessuno, non si è offeso il senso religioso di nessuno, va bene così. Sì, oltretutto ricordiamo che questa roba qui non è mica a costo zero, sapete? Come l'Andos dello scandalo Unar, anche questi prendono soldi, guardate da chi prendono finanziamenti, dal comune di Bologna, dalla regione Emilia-Romagna, dalla COP, eccetera, eccetera. Per cui, voglio dire, pagati anche con i nostri soldi, questo scempio. E, tra l'altro, io vorrei dire... perché la giustificazione è, insomma, forse hanno un po' in modo eccessivo, ma hanno dovuto reagire al fatto che la religione cristiana sia stata omofoba, questo è il concetto, quindi fa parte, come dice la procura, delle istanze culturali e sociali questa reazione, magari un po' poco elegante, ma non certamente non reale. Io vorrei dire a questi amici del Cassero, vi piace giocare, vincere facile, vero? Sapete, amici del Cassero, che c'è un'altra religione, si chiama Islam, che non è, forse è anche un po' più intollerante nei confronti degli omosessuali rispetto alla religione cristiana. E perché non provate a fare queste immagini, che so, col profeta Maometto, con il Corano? Ecco, se vi sfido su questo. Quando mi farete vedere uno spettacolo di questo genere, sul profeta Maometto, sul Corano e sull'Islam, allora posso cominciare a pensare che
davvero ci sia qualcosa di culturale e sociale in questa vostra azione. Finché non fate questo non siete credibili. Bello fare i forti coi deboli e i deboli coi forti. Forza, vi sfido ufficialmente. Fatelo. Fate un bello spettacolo sul profeta Muhammad. E poi vediamo. Comunque questo purtroppo è l'ennesima conferma che noi abbiamo una magistratura ideologizzata, politicizzata e ovviamente sempre a caccia dei riflettori. Questa è la strategia. Per cui nella dittatura del pensiero unico nessuno, neanche i giudici, osano andare appunto contro il pensiero unico. Questo succedeva anche durante il fascismo, durante il nazismo e durante il comunismo e l'Unione Sovietica. Quanti procuratori del popolo hanno fatto il braccio armato del potere. Noi, siccome ha ragione Papa Francesco, qui viviamo in una dittatura del pensiero unico, mica possiamo pensare che come i mezzi di informazione sono asserviti al potere, infatti è solo censura e propaganda, così anche gli organi giudiziari sono asserviti al potere della dittatura. Oggi viviamo questa condizione. Rosa Eleonora ti fa una domanda, e anzi grazie Eleonora che mi ricordi di dire, mi raccomando, fate domande, sfruttiamo la presenza dell'avvocato Gianfranco Amato. Non c'è un modo per ottenere giustizia? Non c'è un reato per blasfemia? No, c'è un reato ed è stato il reato poi di offesa al sentimento religioso, c'è un reato, c'è un articolo del codice penale, quello qui che è stato invocato appunto, che tra l'altro oggi quel reato riguarda qualunque fede religiosa, cioè proprio chi offende il sentimento religioso di qualunque religione, no, è passibile di una sanzione, tra l'altro non è neanche molto eccessiva. Ma qui non si è proprio, è un problema culturale, non si è voluto cedere, perché sai chi osa andare contro il CAS? Chi osa andare contro il politically correct? Chi osa andare contro il pensiero unico? Questa è una lobby potentissima che intimidisce le istituzioni. A ogni incontro tra mio e di Giuseppe, cioè, arriva sempre il pizzino mafioso dell'Arcigay o delle varie associazioni che chiedono ai comuni di togliere i patrocini, di non autorizzare, di annullare l'evento. Questa è intimidazione mafiosa. E poi c'è una lobby potente, perché in alcuni casi riesce a intimidire, come è successo al comune di Cento, hanno costretto il sindaco a togliere il patrocinio, e intimidisce quindi anche la magistratura, come intimidisce gli organi di informazione. Quale giornalista, quale politico, quale magistrato, quale sindaco osa andare contro una lobby così potente? Viviamo questo. E poi guardate cosa è successo a Mario Adinolfi, cioè, per aver detto una cosa sacrosanta. No, sull'eutanasia, 30 giorni di blocco di fermo. Cioè, tanto, arriveremo prima o poi alla persecuzione, come dice giustamente, come giustamente ha detto il cardinale Angelo Comastri in quella splendido passaggio dell'omelia tenuta nel luglio del 2015 a Roma, al Congresso Nazionale del Rinnovamento dello Spirito. Noi saremo perseguitati perché difendiamo la famiglia, perché diciamo che un essere umano deve nascere da un padre e da una madre. Guardatelo su YouTube questo splendido passaggio, che io faccio vedere molto spesso nelle mie conferenze. Costantino Montebove dice: e mica sono scemi a Cassero, non vogliono mica fare la fine di Charlie Hebdo. E certo, per questo non sono credibili. Forti coi deboli e deboli coi forti. Bravi, bravi. Ma sfidiamoli, forza. Fateci vedere quanto siete credibili e che non vi piace vincere facile. Forza, ragazzi. Se avete gli attributi. Alberto Agus invece ritorna sulla sentenza della Corte d'Appello di Trento, che ha riconosciuto che un bambino è figlio di due padri. Quel documento è un falso ideologico, perché fa dichiarare vera una falsità. Sì, certo, perché purtroppo per loro, ma la realtà ancora oggi possono anche comprare ovociti, sfruttare l'utero di una donna, fare tutte le porcate che pensano di fare sfruttando il corpo di una donna e concependo i prodotti, li chiamano così, nei contratti.
oggetti di transazione commerciale, ma mi spiace per loro, ancora la realtà oggettiva è una sola. Un essere umano nasce lungamente maschile e lungamente femminile. Un certificato di nascita che dice che un bambino è nato tuo papà è un falso di Stato, ma è un falso. Continuate, mi raccomando, a condividere questa diretta, fatelo anche in differita perché è fondamentale, abbiamo, lo diciamo sempre, i mass media non ci aiutano, aiutateci voi. Leggiamo qualche messaggio. Maria Chiara Nordio: carissimo avvocato, l'abbraccio forte, attendendola qui a Treviso per scambiarci gli auguri di buon compleanno. Carissima, sì, io vi ringrazio, sono una coppia splendida. Lei e Nicola, veramente un punto fondamentale, colonna portante del popolo della famiglia dalle parti del Trevigiano. Tanto lei continua a scrivere i libretti antigender, che sono una cosa molto molto importante, dobbiamo diffonderla di più questa cosa qui. Bravissima Maria, e mi dicono che il 24 ci sarai a Treviso. Quindi... Sì, il 24 saremo lì con Di Tolve, poi organizzeremo qualcosa anche con Giuseppe Povi. Nicola dice anche Montalbano hanno fatto dire che l'incesto è pur sempre sì, una forma d'amore. Infatti c'è un bellissimo articolo sulla Croce, perché queste cose le leggete solo sulla Croce. Piuttosto abbonatevi, perché se volete avere ancora una fonte credibile di notizie è rimasta soltanto la Croce. Radio Maria e la Croce, pochissima altra roba. E ti chiede come si può affermare la RAI in questa propaganda? C'è un modo solo, vincere le elezioni, andare al governo e fermare questa follia. Non c'è altra soluzione. Tutto dipende dalla politica. E oggi la politica, il Parlamento, che poi condiziona la RAI, come sappiamo, e tutti i mezzi di comunicazione, dobbiamo invertire la rotta di questo potere. Lo diciamo tutte le sere, Giuseppe ed io, invertiamo la rotta, fermiamo, e c'è solo un modo: presentarsi alle elezioni, arrivare con anche solo 30-40 parlamentari e fare come hanno fatto i radicali negli anni 70. Solo così possiamo fermare questa rivoluzione, altrimenti non c'è, purtroppo le petizioni non servono, andare in piazza abbiamo visto non serve. Non è servito neanche portare 2 milioni di persone al Circo Massimo. Resta la lotta armata. Per il momento non riteniamo che questa sia un'opzione percorribile, fino a quando ovviamente non ci fanno fare la fine dei Cristeros in Messico, allora lì si valuterà. Ad oggi non ci sono ancora le condizioni di finire come appunto i martiri messicani. Ci resta soltanto una possibilità: vincere le elezioni, andare in Parlamento, essere una presenza là dove si decide la visione antropologica dell'uomo. Come nasci? Fecondazione artificiale. Come muori? Eutanasia. Chi sei? Maschio, femmina, gender? Che cos'è la famiglia? E lì fermeremo l'incesto, i matrimoni multipli del senatore Carlo Martelli, la proposta di legge 3440 sull'inserimento degli animali in uno stato di famiglia. Voglio anche ricordare, siccome stanno nascendo molte liste in tutta Italia, chi vuole collaborare in questo può mandare un messaggio anche al coordinatore nazionale Nicola Di Matteo sulla sua pagina di Facebook, può farlo anche mandando un messaggio. Anzi, salutiamo Nicola che sta facendo un lavoro encomiabile, poverino, senza mezzi, senza struttura, senza soldi, cioè è tutto determinato dalla provvidenza. Noi siamo la prova vivente che Dio esiste, perché è incredibile quello che sta accadendo, senza mezzi, senza struttura, senza soldi, con un blackout mediatico assoluto. È un vero e proprio miracolo. Non ci sono altre spiegazioni scientifiche, razionali, umane e materiali.
Quindi per chi volesse appunto collaborare per creare anche liste in diverse zone d'Italia, vi do l'indirizzo email nicola@roma-hotmail.com. Comunque lo trovate anche sulla sua pagina Facebook o mandate un messaggio sulla fanpage di Gianfranco Amato, vi aiuteremo sicuramente. Allora, salutiamo Adriano Bonino, mi sono abbonata alla Croce da qualche giorno. Bravo. È una boccata d'ossigeno, Sì, bene. domani leggerai un mio articolo interessante. Gianpiero Bonfanti, in un'epoca di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Giampiero, mi raccomando, Monza, eh? Giampiero è una colonna portante del PDF. Poi abbiamo Giorgia Zerda. Lo Stato, invece di pensare alle loro famiglie, elargisce milioni di euro all'UNAR per finanziare club gay dove si praticano la dark room, glory hall e le orge in Ma no. non solo quello, cara mia, il primo che mi viene a dire che le nostre proposte non ci sono fuori, gli tolgo gli occhi. Hanno trovato 20 miliardi! 20 miliardi! Sapete quanti sono 20 miliardi? Abbiamo fatto un calcolo che per il reddito di maternità ce ne vorrebbero 3 di miliardi. Loro ne hanno trovati 20 per salvare Monte Paschi e Banca Etruria. Quando si vuole i soldi, si trovano. Beh, come se si trovano. Infatti dice, in nome del progresso e della cultura, ecco perché siamo a crescita sotto zero. Certo. Tra Barbara. l'altro, scusa, sono usciti anche gli ultimi dati del 2016, ovviamente come previsione siamo sempre più sotto perché questa è una stucasi picchiata, siamo qualche punto meno rispetto al 2015 e dal 2010 andate a vederli che è una cosa impressionante, no? Impressionante. Ogni anno sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. E cosa sta facendo la politica politicante nel nostro paese? Zero. Niente. Niente di niente, per quello che è il problema numero uno, cioè la sopravvivenza del popolo italiano. Il problema dei problemi è quello lì. Prima sopravvivere, poi vedere tutto il no, no, niente. Grazie a questa classe politica cialtrona, ciarlatana, inetta, inadeguata, vergognosa, con un livello culturale che non si è mai, dal dopoguerra ad oggi credo non sia mai stato così basso, ma basso, 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 basso. Luca Rolfini, ti dice, l'uomo di strada ancora non ci conosce, non conosce il PDF, cosa si può fare? Pregare innanzitutto, che è la cosa fondamentale, e poi piano piano, guardate, ma abbiate pazienza, ma voi sapete come si è diffuso il cristianesimo? No, ditemi, c'erano televisioni? C'erano giornali? Cosa c'era? Una cosa sola, il passaparola. Tra l'altro una roba nata tra schiavi, gente di classe medio-bassa. Passaparola, uno a uno, ma soprattutto l'intervento divino, la provvidenza. Non mi fanno paura queste cose, non abbiamo bisogno di soldi, non abbiamo bisogno di mezzi di comunicazione. Il lavoro che stiamo facendo, ma voi pensate che, non si, che sia indifferente il fatto che io incontri tutte le sere, praticamente 4, 5, 600, quando non sono 2000 come a Palermo? Ragazzi, ma è così che si fa, eh? Conquistando comune per comune, bandierina per bandierina, il potere ci può ignorare, può far finta ma prima o poi questa roba esplode. Così come si è diffuso il cristianesimo. Non abbiamo bisogno di mezzi di comunicazione, non abbiamo bisogno di queste cose. Quindi io direi di concludere, ricordando alle persone di condividere questa diretta, fatelo ormai, stiamo concludendo, quindi in differita. Ci avete chiesto come si può fare, tu l'hai ben detto, io lo risottolineo, chi volesse collaborare con il popolo della famiglia, creando liste, ma anche creando dei circoli, oppure organizzando delle serate infotainment, io spingo sempre con l'avvocato Gianfranco Amato e Giuseppe Povia, potete farlo mandando un messaggio sulla fanpage di Gianfranco Amato, oppure contattate anche il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, nicola@roma-hotmail.com.
Io direi che possiamo Beh, congedare i ringraziamo nostri anche il Padre amici. Eterno per questa ulteriore possibilità di avere due candidati appunto di altissimo profilo, persone splendide, figlie del popolo del Family Day, e andiamo avanti così. Quindi. Adesso ci aspettiamo, aspettiamo settimana prossima questa nuova infornata e come finiamo? Evviva Cristo Re! Che viva! Ciao a tutti, a lunedì prossimo!